quante ore studiate al giorno. Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. Io sono Aurea. E siete su Ali, Aurea Channel. Come avete già letto dal titolo, finalmente vi portiamo in uno study with us, ossia ciò che vi abbiamo mostrato lunedì nel metro di studio lo metteremo in pratica oggi nello study with us. Esatto, e studieremo insieme per farvi vedere i nostri procedimenti, come studiamo, come realizziamo appunto un po' di cosine. In tantissimi ci chiedete questa domanda: ma quante ore studiate al giorno? Oggi ve lo sveleremo mostrandovi il nostro pomeriggio di studio intenso, matto e disperato. Esatto, come se il giorno dopo appunto avessimo una sorta di verifica. E metteremo in pratica tutti i 4 punti che vi abbiamo mostrato nel metro di studio, quindi dovete assolutamente saperli per poter vedere questo video e trarne ispirazione, ovviamente. Esatto. Ognuno ha il proprio metodo di studio. Noi vi possiamo dare un sacco di consigli per come svilupparne uno proprio al meglio, trarne dei benefici senza impazzire. Durante questo video potrete vedere che alla fine è possibile, ragazzi, organizzarsi. In realtà poi faremo anche un corso per aggiornare il nostro metodo di studio a febbraio, quindi poi vi porteremo anche il nostro aggiornamento. Esatto, noi vi ricordiamo però di seguirci su tutti i nostri altri social per i prossimi aggiornamenti: Instagram, TikTok, aliaure.channel, e anche di iscrivervi alla newsletter del nostro sito www.aliaurechannel.it. Perché continuiamo ad aggiornare la sezione outlet con dei prodotti circa al 50% di sconto. Esatto, con piccolissimi difetti. E ovviamente stiamo progettando anche tantissimi prodotti nuovi che vedrete anche nel corso di questo video bellissimo. Ciao, spoiler, Ale. Se io e Lauri ci siamo fatte anche le unghie nuove, adesso ve le mostreremo. Io le ho fatte ovviamente in palette per il mio Summer Soft, perché abbiamo fatto una seduta di armocromia, ma vi pubblicheremo su TikTok tutto. Rosa con una piccola striscetta di brillantini, e mi piacciono davvero tantissime. Mentre invece io, mannaggia me, non le ho fatte in palette perché ho fatto le unghie prima della seduta, però sono comunque bellissime. Sono di questo azzurrino qua con la foglia d'oro appunto incastonata dentro, super super belle. Fateci sapere se vi piacciono. Io direi di lasciarvi con il video. Eccomi qui, adesso sono io, Ali, nella mia postazione. Vi porterò nel mio study with me e poi successivamente anche Auri farà la sua parte dello study with me, sempre in questo video. Allora, come vi abbiamo fatto vedere nel video del metodo di studio, componiamo il nostro pomeriggio in 4 step fondamentali. Il primo step consiste nel organizzare la propria giornata, quindi è proprio da quello che partiremo. Per organizzarmi io utilizzo la mia agenda della Moleskine. Andremo a scrivere quello che dovrò fare in questo pomeriggio per evitare di perdere tempo. Ovviamente con l'astuccio di Ali Auri Channel prendo la penna che utilizzo sempre per scrivere sull'agenda, che è di Stationery Pal, sia la Jellion della Schneider. Questa era la to-do list di oggi. Mi piace un sacco utilizzare questi post-it qui che sono di Stationery Pal. Quindi adesso dobbiamo fare le cose che dovrò fare oggi. Quindi devo registrare più editing. Beh, per domani non ho nulla da fare di compiti, che fortuna, ma devo iniziare a studiare mate. E poi devo fare greco. Poi devo rispondere alle mail e pubblicare un TikTok. Perfetto, quindi questa to-do list adesso andrò a mettere nella cover del telefono per avercela sempre a portata di mano. Direi di andare a sistemare un attimino gli appunti. Ecco qui il mio iPad di sesta generazione con la mia fantastica pennina P6 Pro. Domani non ho nulla perché è la giornata della memoria, quindi a scuola non avremo lezioni ma avremo conferenze. Nelle to-do list, diciamo, settimanali devo ripassare latino e studiare storia questo weekend. Quindi oggi direi di andare a sistemare gli appunti di latino. In alternativa, se avessi compiti da fare per domani, li farei come primo step all'interno della mia giornata. Latino è una di quelle materie in cui la professoressa spiega, io prendo appunti e poi guardo anche dal libro, quindi devo assolutamente sistemare il tutto. Ok, ho finito di fare la versione in brutta copia, adesso la vado a ricopiare ovviamente sul quaderno di Ali Auri Channel che trovate sul nostro sito. E per scrivere il titolo utilizzo, come vedete, sempre la nostra brush pen azzurra. Fatto. L'ultimo step nel mio metodo di studio è quello di ripetere a voce alta, ma quello lo vedrete fatto meglio e dettagliatamente da Lauri, perché io non dovendo studiare nulla oggi, per fortuna. Io adesso mi limiterò a studiare matematica, però devo fare semplicemente degli esercizi in preparazione alla verifica, successivamente a editare il video che appunto voi vedrete. E direi che posso lasciarvi con la parte dedicata ad Auri. E là, sì, allora abbiamo cambiato un attimino location. Adesso sono qua a Milano e, perché appunto l'esame sarà in presenza, quindi mi sono un po' ritirata qua per studiare. Allora, la mia postazione studio è sempre qua a Milano, soprattutto in compagnia di una candela. Io non riesco più a studiare senza. Questa è della Bath & Body Works, che ho comprato con i saldi, se no ciaone. Ovviamente mi dà un senso di pace e tranquillità che voi non potete neanche immaginare. E i miei schemi. Allora, questi in realtà sono proprio gli schemi, quelli più riassuntivi in assoluto, perché questi erano, diciamo, quelli originali, cioè scritti con Word.
per spiegare tutti i concetti proprio nel dettaglio, altrimenti io non mi capisco. Non mi capisco, e invece questi sono quelli più riassuntivi, con appunto tutti i discorsi, e almeno riesco a studiare in maniera, diciamo, più con un filo più logico. Questa è economia aziendale, riassunta in tutto veramente il suo splendore, da 50 pagine sono riuscita a riassumere tutto in 10, quindi sono molto contenta. Contabilità, che questo è quello più, diciamo, ingombrante, questo è quello più tagliato di tutti i discorsetti vari che ho fatto per capire, perché se no non capisco. Comunque sono troppo fiera dei miei schemi, questi qua sono proprio fatti a carta, cioè con un foglio bianco, con una semplicissima Bic, le brush pen di Aliaura. Quelle qua, infatti, in nero non c'è più perché l'ho proprio messo nell'astuccio, cioè è il mio colore proprio più utilizzato per fare tipo, per scrivere quasi post-it. Poi ovviamente questo post-it è questo post-it, ma va bene così. Devo un attimino ripetere perché ho il terrore sempre di dimenticare le cose, e quindi cerco, tendo a ripeterle sempre quando inizio a studiare la mattina, prima di fare una pausa, ripeto tutto. Ho comprato anche questo planner della Tiger, che però non ho praticamente mai utilizzato perché sinceramente la grafica non mi piace per niente. E sicuramente il futuro planner che potrebbe uscire di Aliaura non sarà fatto così, perché non mi piace per niente. Appunto, iniziamo a studiare ripetendo, vi lascerò magari delle clip che ho fatto a casa a Verona mentre stavo studiando. E la situo, e non vedo che finisca questa sessione invernale perché non ne posso più. Poi un'altra cosa che utilizzo tantissimo, soprattutto qua a Milano, perché appunto a casa, avendo le mensole, non riesco perché non ho spazio sul muro, metto questo post-it. Allora, questo qua è una cosa che mi sono autoscritta, appunto, sempre con il kit di Aliaura, perché devo credere in me stessa, altrimenti se non mi credo, cioè se non credo in me stessa, gli altri come fanno? Poi con le cose che non mi ricordo e che ogni tanto alzo lo sguardo per ripassare mentalmente, questa è una tabella di contabilità, ma poi ne arriveranno altre prossimamente. Adesso infatti devo iniziare la parte pratica, che è quella un po' più complessa, quindi riempirò il muro di post-it. E qua appunto la mia scaletta nelle cose da fare, mancano solamente da fare le esercitazioni e il ripasso finale. Oggi è il 26, quindi ho 27, 28, 29, 30 e il 31 mattina, quindi sono, diciamo, buon punto. E niente, questa è tutta la mia programmazione, anche se in realtà questa è la vera scheda della mia organizzazione che ho fatto appunto sulla nostra Moleskine adorata. Questa è appunto la scheda che mi sono fatta per le pagine da studiare, per stare appunto nei tempi. Io queste cose non me le sono mai fatte in vita mia, o se le facevo non le ho mai rispettate. Invece stranamente per questo esame ho rispettato tutte le scalette, e anzi in realtà sarei un pomeriggio in anticipo, quindi va benissimo così, non va sprecato niente, per appunto magari lasciarmi il sabato pomeriggio barra sera per uscire, per sfogarmi un attimino, perché è un esame veramente super impegnativo, anche un semplice foglio o sul planner. Però questo planner appunto non mi fa impazzire. Fare questa cosa qua sicuramente è tantissimo, e poi con questo post-it appunto ho riassunto tutto proprio nel minimo. Sì, comunque il mio metodo di studio si sta veramente sviluppando. Poi questo è appunto tutto il plico di fogli che devo studiare per economia aziendale. Mi servono gli appunti fatti così per capire meglio, se no non ci arrivo. Però poi non riesco a studiare da tutto questo pappardella di roba, devo innanzitutto fare dei piccoli schemetti per capire meglio. Ad esempio questo è il riassunto di penso 20 pagine alla fine della fiera, perché poi il resto erano però le spese per spiegare. E niente, sta procedendo molto velocemente, torniamo a studiare che non si può perdere assolutamente neanche un minuto. Quindi se vado da Cracco non c'è solamente il ristorante e il cibo, ma deve esserci appunto l'atmosfera, la gentilia, i camerieri, il fatto che sia gentile, comunque la location. Allora io è giustificato il prezzo molto alto. Io non guardo solamente la montatura, ma guardo anche il brand, se mi soddisfa, guardo il fatto del prezzo, se è conveniente o meno. Tutto quello che devo fare lo devo fare per raggiungere i fattori critici di successo, e se io sono una piccola birreria di paese devo avere dei vantaggi che rendono il mio prodotto migliore rispetto alla birra industriale. Vabbè, vantaggio, insomma, devo avere dei vantaggi che rendono il mio prodotto migliore rispetto a quello dei competitors. Non c'è solamente il bene, ma c'è anche dietro tutto un mondo. Il video termina qui, speriamo tanto che vi sia piaciuto e che abbiate studiato magari in questo tempo insieme a noi un po' per rivedere anche il vostro metodo di studio, o che possiate trarre ispirazione, dato perché noi siamo sicuri che riuscirete a creare un proprio metodo di studio, un proprio organizzazione. Noi vi ricordiamo che usciranno settimana prossima video per realizzare gli schemi cartacei e realizzare gli schemi con l'iPad che vi abbiamo mostrato durante tutto questo video. Esatto, perché ragazzi alla fine è una soddisfazione immensa fare gli schemi che saranno anche belli visibili. Ora dovremmo iniziarli a vendere. E adesso salutiamo.
e ci perseveranno scelte dal video precedente. E noi vi diamo appuntamento lunedì con il prossimo video. Iniziamo da Alice, un bacione. Ludovica, un bacione anche a te. Aliauri fanpage, un bacione. E prendiamo il momento per salutare tutta la San Cassanis family. Siete fantastici, veramente fantastici. Ginevra, un bacione. Luciana, un bacione anche a te. Giusy, un bacione. Marta, un bacione anche a te. Alice, un bacione. Judy, un bacione anche a te. E per ultima Katia, un bacione. Noi ci vediamo lunedì con il prossimo video. Ciao.